Fa davvero freddo. Di qua, possiamo prenderlo. Non c'è spazio. Sono dovuto venire di persona per porre fine alla tua sofferenza, Utid, e alla mia. Gli stranieri ci hanno condotto qui e ora che sono morti, il loro prezzo è molto più accettabile. Ma ora basta con gli aghi. È tempo delle lame. Toglieteli dalla vista del sole! Poi uccidete la selvaggia. Gli s'ha detto che può coraggio! Fateli soffrire, che l'ombra cali su di loro! Uccidete il traditore! Uccidete la Nora! Tramonta sulla tua patetica vita! Distruggeteli! Uccidete il traditore! Uccidete la Nora! Il sole tramonta sulla tua patetica vita, Utid. Fateli soffrire, che l'ombra cali su di loro. Il sole tramonta sulla tua patetica vita, Utid. Non è ancora finita. Uccidete il traditore! Uccidete la Nora! Arrendetevi! Fateli soffrire, che l'ombra cali su di loro! Diavoli! Il sole tramonta sulla tua patetica vita, Utid! Tagliamolo! Me lo tengo per dopo.
Qualsiasi cosa ti abbia offerto lui, io la raddoppio. Anzi, di più. No. Sono stanco, Vavas. Le menzogne, la violenza, i tuoi incensi da quattro soldi. Facci un favore e muori. Ho dovuto farlo. Ho dovuto. Via i deboli, o i Cargia delle Ombre saranno spacciati. Non cambia nulla. E il sole trovi qualcosa di utile fra le tue ossa essiccate. Bello spettacolo pirotecnico. Alla buon'ora. Ero occupata. Cosa crede sia successo agli esuli di Yun, l'altra banda di mercenari? E dovevo organizzare il passaggio a Meridiana per un ricercato. Scusaci, Utid, cose da ragazze. Giornata davvero intensa. Non pensavo che Bahavas cadesse nella sua stessa trappola. La sua morte apre magnifiche possibilità. Ricordi Itamen e Nasadi, il re bambino e sua madre, sorvegliati come ostaggi a tramonto? Con Bahavas morto, nessuno li terrà d'occhio. Voglio portarli via. E tu mi darai una mano. Rapire il Re Sole dei Cargia delle Ombre non è roba da poco. Non è un rapimento. Vogliono andare a Meridiana, al sicuro. Come fai a saperlo? Mi sono finta damigella di Nasadi. Ha paura. Per lei, ovviamente, ma soprattutto per Itamen. Perché hai a cuore il loro destino? Itamen è il simbolo dei Cargia delle Ombre. Se disertasse, perderebbero la loro ultima traccia di legittimità. Oltre a questo, è solo un bambino che si aggrappa alla mamma. Una volta mi ha fatto un piccolo cervavito di fiammiferi. Non era chissà che, però nessuno aveva mai fatto qualcosa per me. Ora che cosa accadrà, Utid? Tranquilla. Gli hai dato una seconda vita e ne farà sicuramente buon uso. Sarà accolto a Meridiana come consigliere militare. Magari aiuterà Avad a porre fine alla ribellione dei Cargia delle Ombre senza eccessivi spargimenti di sangue. Cosa accadrà a tramonto ora che Bahavas è morto? Oh, sarà grandioso! I sacerdoti andranno nel panico, ci saranno lotte interne, intrighi e tradimenti per arrivare al potere. Ma la cosa migliore è che saranno distratti. Bahavas, la tua vita ha portato miseria, ma la tua morte è una nuova primavera. Come si fa a portare via Nasadi e Itamen da tramonto? Con Bahavas morto, tramonto sarà la parte più facile. Ci penserò io. Il problema sarà attraversare il confine del dominio. Trova il mio amico Wadiv Tredita vicino alla costa marchiata. Ho ingaggiato i suoi per liberare la strada. Dovrei soltanto aspettarmi. Se questo Wadiv ha già ripulito l'area, a che ti servo? Imprevisti, piccola cacciatrice. Qualcosa andrà storto e ho bisogno di qualcuno su cui poter contare. Tu? Non ti deluderò. La Nora dice che mi aiuterai. Ci dirigiamo verso Meridiana? Solo se vorrai, tesoro. Ho forse altra scelta? Direi di no. Volevo essere gentile. Cosa ti fa credere che Avad mi accoglierà dopo aver servito il nemico? È un uomo indulgente. Sorridi e basta. Sai sorridere, vero? No, quella è una smorfia. Nervoso di andare a Meridiana? Sono stato.